Allora, per i trattati di postumi di una sbornia letteraria, nuova rubrica letteraria, mi trovo a consigliare un libro uscito da poco tempo che secondo me, scommetto, diventerà il libro dell'estate. È La verità sul caso Henri Kweber, pubblicato da Bompiani, ed è secondo me, pur essendo un libro di intrattenimento, è un giallo, un thriller, ha tutti i meccanismi classici del thriller, è destinato a diventare il caso dell'estate, ma non il caso a 50 sfumature di grigio o altre amenità varie, perché ha un valore letterario molto molto importante, molto alto, e infatti regge benissimo le oltre 700 pagine, insomma se rimane incollato fino all'ultima pagina, come si suol dire. Ed è la stranezza del libro è già dal suo autore, perché il suo autore è nato nel 1985 ed è uno scrittore francese che decide quindi di ambientare un thriller negli Stati Uniti. Già la scelta comunque potrebbe risultare improbabile, cioè perché i francesi, maestri pur nel noir, maestri insomma del giallo, però vanno a giocare in casa insomma degli Stati Uniti alla CSI, per dirla, no? Comunque dove il thriller regna incontrastato. Ed il risultato è straordinario, nel senso che non solo ci affezioniamo alla storia di questo giovane scrittore di successo che si trova improvviso di fronte al problema della pagina bianca, cioè al blocco classico dello scrittore, ma si ritrova ad andare ad Aurora, che è una città immaginaria, immaginate un po' Cabo Poco della signora Fletcher, la vecchietta che continua da anni a indagare su 50.000 omicidi che accadono nel suo paese di 20 abitanti, e indaga perché il suo maestro, insomma il suo insegnante di scrittura creativa, è stato accusato di aver ucciso una ragazzina, quindi di essere un pedofilo, di aver avuto una relazione e quindi poi di aver ucciso una ragazzina. E qui la bellezza, la bravura dell'autore è nel rivelare tutto il perbenismo che esiste ancora negli Stati Uniti, ma soprattutto è molto attuale perché capiamo come i processi ormai sono tipicamente mediatici, cioè ancora prima di aggiungere una condanna giuridica si aggiunge una condanna che è mediatica, una condanna che è immediata, cioè subito, appena si svolge un fatto, nessuno sta ad indagare poi sulle vere sostanze, sulle vere cause della cosa, ma subito si giudica, e quindi è una perfetta metafora sull'America che in realtà noi vediamo come un luogo irraggiungibile, l'American Dream, ma che in realtà è soltanto un errore di navigazione. Basterebbe ricordarselo un po' di più, insomma, se Colombo avesse sbagliato, noi avevamo un'America usa e getta che era sicuramente migliore di quella che abbiamo adesso.